segno, spazio, colore. Sono gli aspetti che più colpiscono nella pittura di Manuelita Mori. Un segno nervoso e frastagliato, generato dal colore anch'esso non ben definito, fluido e dinamico, che a sua volta scandisce lo spazio, genera forme, masse e piani che si sovrappongono, mostrando un diverso spessore emotivo. Nata a Firenze, Manu, questo è il nome d'arte, ha frequentato il liceo artistico ed è laureata all'Accademia di Belle Arti. Ha insegnato nei licei artistici e si è occupata per molti anni del settore moda. Un aspetto questo che si percepisce talvolta anche nei dipinti, classificabili in un genere ora figurativo e ora astratto. Sulle sue tele campeggiano forme diverse, come pezzi di stoffa assemblati e cuciti insieme da spessi filamenti cromatici, che generano volti o maschere dai colori quasi surreali, o addirittura raffigurazioni astratte di reali sensazioni, di pensieri e di fantasie. L'artista entra in un proprio mondo, fortemente evocativo, nel quale il soggetto perde la propria identità e diventa allegoria e simbolo. Un mondo che è espressione dello stato d'animo dell'artista, del suo intuito e del suo subconscio, che si esprime con grande sensibilità in una struttura compositiva raffinata ed elegante. Ad un periodo che lei stessa definisce megalitico, durante il quale raffigura delle lastre che sembrano applicazioni posizionate in varia maniera, espressione mnemonica, rivolta all'arte preistorica, le cui forme, secondo l'artista, risultano emozionalmente moderne, viste in un'astrazione coloristica, segue un periodo totalmente astratto, che attraverso il colore e la grafica analizza e richiama alla mente i colori del giorno e della notte, l'alba e il tramonto, visioni notturne che accompagnano il nostro vivere. Il colore, nelle sue molteplici sfumature, è il vero protagonista di questi dipinti astratti. Con i colori, ora tenui e trasparenti, quasi impalpabili, talvolta più violenti e vivaci, puri e aggressivi, l'artista cerca di trasmettere la visione emozionale di un mondo parallelo, pieno di fantasia e sentimento, per condividere poi con il fruitore le suggestioni in lei suscitate.